Un luogo ricco di storie e pieno di fascino nel cuore dell'albergheria, il quartiere del centro storico che negli ultimi anni ha visto una progressiva riqualificazione urbana. Qui, in questo luogo dove il tempo sembra essersi fermato, c'è la sede del Grande Oriente d'Italia che solo a Palermo conta 650 iscritti, 2300 in Sicilia. In questo luogo non si parla né di politica né di religione che l'ordine considera come motivo di divisione tra gli uomini, ma nel tempio si persegue invece un percorso di accrescimento umano e personale. Dalle religioni arcaiche a quelle pagane, dalle religioni monoteiste alle filosofie orientali e occidentali, dalle società teosofiche alla massoneria, la diffusione di una conoscenza illuminata è spesso riservata a pochi sapienti. C'è tutto questo in un luogo che attraversa lo spazio e il tempo. Per aprirsi al pubblico facendo conoscere le proprie attività, da un anno e mezzo la sede del Grande Oriente ha aperto le porte al pubblico con visite guidate ai due templi. L'evento, voluto dal Gran Maestro Stefano Bisi, arriva 14 mesi dopo la perquisizione, il sequestro degli elenchi con il nome dei fratelli della Calabria e della Sicilia da parte della Guardia di Finanza per la Commissione Antimafia. Prossima apertura al pubblico sabato 9 giugno.